Una gara carica di emozioni, una sfida che da sempre vuol dire alta classifica, che difficilmente perderà il fascino delle partite che contano. Il Milan per superare il Sassuolo e agguantare il terzo posto, la Fiorentina per non retrocedere. Dal centro sportivo Peppino Vismara un caloroso benvenuto e buon divertimento da parte di Francesco Specchia. Stiamo noi in avanti con Gudni che ripicchia dentro il pallone, Tomà di testa, quasi toglie il pallone a Bergamaschi, arriva ancora Linda, Tucceri Cimini, 6 minuti di fuoco per il Milan, di testa, di gran carriera sul secondo palo, è solo profumo di gol. Mantiene la palla ma la serve a Valentina Bergamaschi, sopraggiunge Linda Tucceri, rimane lì il pallone! E lo scaraventa in porta Valentina Bergamaschi per il vantaggio del Milan al minuto 22. Milan 1, Fiorentina 0. Un grande gioia e un pizzico di sorpresa. Rivediamo di già in campo Martina Piemonte. Chiusura di Codina con fallo e ammonizione. Brava palla piena. Ed è per questo che ci siamo innervosite. Chi è che ha battuto la palla? Treste! Tomà! Che può andare via in velocità. Lisley Tomà davanti al portiere. Tomà! Bergamaschi non trova il pallone tra doppio e doppietta. Cristi Grimcio mette un pallone delizioso per Tucceri. Pallone che resta lì a ballare Linda! E la Tucceri! E la Tucceri! 2-0 per il Milan! La chiude Linda! Tucceri Cimini! Dina chiude benissimo! Schiatto fallo di Codina che era già ammonita. E allora finisce in 10 il Milan. Finisce qui, il Milan torna a vincere dopo 3 partite e lo fa superando 2-0 con un perentorio 2-0 la Fiorentina per effetto delle reti messe a segno al minuto 22 da Bergamaschi, all'88 da Tucceri, e si compie il sorpasso sul Sassuolo. Caro saluto da parte di Francesco Specchia.